nuovo video. In questo video finalmente sono riuscita a provare tutti i prodotti che mi sono stati inviati da Oxana sulla micropittura. L'ho provata diverse volte e finalmente posso farvi una recensione. Allora, partiamo subito di cosa si tratta. Si tratta praticamente di questo libro fatto da Oxana, vedete qua il titolo, dove praticamente all'interno lei spiega come parte teorica, come fare le varie cose di micropittura. E dopo diverse pagine di spiegazioni c'è praticamente una foglia di pratica dove qua ci sono degli esempi e tu puoi andare avanti. La particolarità, oltre che comunque ci sono tantissime dimostrazioni, tantissime prove da fare, come si fanno, in fondo ad esempio ci sono anche questi tip per fare le composizioni. L'altra particolarità che passando, se voi disegnate, passando un pad con un po' di acqua, rimuovete il disegno e potete di nuovo ridisegnare. Questa cosa è stupenda. Io questo libro l'ho conosciuto perché in un forum, sempre su Facebook, avevano appunto pubblicizzato questo libro. Mi aveva incuriosito, fatalità, io e Oxana ci siamo sentite e mi ha omaggiato di questo articolo. In caso lei comunque non mi avesse omaggiato, l'avrei acquistato a occhi chiusi perché è stupendo. Perché è stupendo? È stupendo perché prima di tutto ti spiega a grandi linee, nel dettaglio, come fare determinate cose della micropittura. Dopodiché c'è la pratica con prima un esempio e poi lo spazio per far pratica, e l'altra cosa bellissima è che comunque si cancella e si può rifare. È veramente molto molto utile. Per chi ha fatto un corso, un sistema per ripassare. Chi non ha fatto un corso, per provare a cimentarsi in questa tecnica. Quindi è veramente bellissimo. Tramite il telefono guardo i prezzi perché ci tengo veramente tanto anche a darvi i prezzi esatti. Allora, questo libro costa 36,60 euro e diciamo che è un prezzo abbastanza alto, ma li vale tutti e per la struttura che è anche giustificato. In aggiunta, lei mi ha inviato due pennelli di micropittura e uno è obliquo e l'altro è piatto. Vi faccio vedere che sono il numero 2, come vedete qua, uno è piatto e uno è obliquo. Anche pennelli molto validi, li ho testati diverse volte, non hanno perso la. Non si staccano i peli, non si muovono, non li perdono, quindi è ben strutturato. Mi ha inviato poi due vaschette contenenti colori acrilici fatti in questo modo e cinque fatti in quest'altro modo. Parliamo dei colori acrilici perché ho provato sia quelli nel barattolino che questi. I colori acrilici sono molto molto validi, sono molto pigmentati, facili da utilizzare, se diluiti con l'acqua si diluiscono bene e fanno comunque dei tratti molto sottili, quindi sono molto molto approvati. L'unica, diciamo, pecca che io ho un po' di, diciamo, restia sono queste confezioni qua, perché sono le classiche confezioni che si aprono e si chiudono. Ho sempre paura e l'ansia che se non si chiude bene, non state veramente bene attenti quando li chiudete, guardando bene se sono dentro, potrebbe seccarsi il prodotto. Quindi questa è l'unica cosa che a me mette ansia, perché in passato mi è capitato, e quindi bisogna che quando chiudete spingete veramente molto bene e tenete ben saldo. Vi dico anche i prezzi di questi. Allora, il set di questi due articoli costa 37,76 euro e diversamente da quello che trovate in giro sono dei barattolini da 25 ml, quindi diciamo che il costo è rapportato al quantitativo di prodotto e del singolo barattolino che c'è dentro. I barattolini singoli da 20 ml costano 6 euro e rapportato a quello che utilizzo io di Crystal Nails costano comunque molto meno questi, visto il quantitativo che viene inserito dentro, e sono comodi perché hanno la chiusura come un tappo, basta chiuderli bene e durano. Per quanto riguarda invece il prezzo dei pennelli è 8,91 euro. Allora vi dico un'altra cosa, ovviamente qua sotto nel box informazione vi metto i link per visionare, curiosare il sito, curiosare Facebook. Tra le altre cose lei è bravissima, mi piacerebbe anche fare un corso con lei, il problema è che non è vicinissimo a Milano e non so se lei fa data a Milano, quindi vabbè, questo è un punto interrogativo. Per quanto riguarda il suo materiale vi dico occhi chiusi, acquistate il libro subito, se potete acquistatelo perché merita veramente. Per quanto
riguarda i pennelli coloratilici, dovete decidere voi se utilizzare quelli che già avete o se non li avete, utilizzare questa marca piuttosto che un'altra, quella sta a voi la scelta. Comunque sono veramente ottimi e perfetti per la pittura, mi sono piaciuti tantissimo. Allora, io, come vi dicevo, ho deciso di recensire questo articolo perché mi è piaciuto tantissimo, mi ha colpito veramente tanto e so che può essere, soprattutto il libro, veramente utile a tutte voi. Oltretutto, curiosando il sito, io avevo visto anche che ci sono i DVD, quindi diciamo che ci sono un sacco di cose utili per imparare a fare la micropittura o comunque per buttarsi a fare la micropittura. Vi do un altro consiglio che non c'entra niente: se riuscite, acquistate questo portapennelli che è fatto esattamente qua con questo bocchettone. Io l'avevo preso, se non erro, su Born Pretty Store, perché se decidete di fare pratica di micropittura o comunque dovete disegnare, vi consiglio di utilizzare questo riempiendo l'acqua, appoggiando ovviamente dentro il pennello dove l'acqua tocca solo le setole, cosa meno i colori acrilici soprattutto non si induriscono, perché voi sapete che asciugano all'aria, quindi si induriscono all'aria e quindi il pennello non si rovina, ed è molto molto utile se dovete comunque fare un'ora, un'ora e mezza, anche di più di pratica, può essere utile per non rovinare i pennelli. Questo è tutto, fatemi sapere se l'avete acquistato, se vi è piaciuto, se avete riscontrato delle cose negative, non so, fatemi sapere la vostra opinione su questo prodotto, se no comunque al prossimo video, un grosso bacio a tutte, ciao! Come prima cosa vi mostro cosa occorre. Serve un piattino di plastica, come vedete, uno scotex, lo bagnate con l'acqua e sopra mettete la carta da forno. Questo perché? Perché il colore resisterà molto più a lungo e tenderà a seccarsi meno velocemente, quindi se dovete disegnare tanto dovete utilizzare questa tecnica. E il bicchierino vi volevo solo far vedere quanto è comodo poi appoggiare i pennelli per far sì che la pittura poi comunque non secchi il pennello. Noi utilizzeremo tutte e due le varianti dei colori acrilici inviati, quindi quelli nel barattolino di plastica e quello nel barattolino di vetro. Ora del barattolino di plastica preleviamo comunque due colori a nostra scelta e li appoggiamo appunto sul piattino. Spostiamo il piattino, prendiamo il pennello dove mettiamo da una parte il colore chiaro, da una parte più scuro, e il colore chiaro va nella punta più lunga. Lo mescoliamo, come avete visto, sulla mano in quel modo e iniziamo a fare il nostro esercizio. Io ovviamente non vi faccio vedere tutti gli esercizi che ho fatto, ne ho fatti alcuni, ne ho registrati a campione alcuni, anche solo per farvi vedere un po' la pratica, il fatto che comunque è semplice utilizzare questo libro ed è semplice anche riuscire a far pratica in questo libro. E ci sono anche tante composizioni, la parte più divertente ovviamente è dopo fare il singolo esercizio, provare a fare una composizione, e dopo aver fatto pratica con questo libro potete comunque provare a far pratica sulle tip vere, oppure ancora meglio sull'unghia naturale, che è molto più piccola rispetto ovviamente a una pagina di un libro e a una tip. Nella particolarità voglio comunque anche mostrarvi come pulire se sbagliate. Allora, ora ho deciso di farvi vedere anche il fiore, diciamo, un po' più complesso, che è l'ultimo della pagina. Allora, prima facciamo l'esercizio in alto, che diciamo che è l'intro del cioè vedete che c'è un esercizio più facile in alto, uno un po' più difficile sotto, poi un po' più facile e via discorrendo. E quindi ho fatto tutti quelli della pagina. E dopodiché vi farò vedere comunque utilizzando un verde. Tenete sempre presente che il verde è sempre meglio mescolarlo con un po' di nero per scurirlo, oppure con un po' di bianco, cioè non lasciate mai il verde così com'è nel barattolino, cercate se potete sempre di mescolarlo un attimino. Facciamo la foglia, più che altro farò una foglia che a me non piace, vi faccio vedere come viene via il tutto. Allora, esattamente qua, col verde, il mix tra il verde e bianco è la stessa identica cosa che abbiamo fatto prima, uguale identica, e vi rimando comunque agli altri video che ho fatto sulla micropittura. Questo è solo per farvi vedere come funziona il libro. Vedete, non mi piace, prendo un pad, lo bagno leggermente e lo passo sulla superficie senza problemi, in questo modo qua. Ovviamente non mettete 3 kg di acqua, mettete poca acqua che tanto va via e non c'è problema. E torniamo a fare la nostra pratica, il nostro esercizio. Come vedete non è così tanto difficile. Come vi ho detto prima, vi rimando il link sulla micropittura e ve li metto anche qua sotto nel box informazione, almeno le avete tutto sotto mano per vedere qualcosa. Che cosa avevo fatto? Questa è la pratica del libro. Spero che questo video vi piaccia, al prossimo, un grosso bacio, ciao!